Guarda, gliel'ho fatta la bocca. Ecco, bravissimo. Oh, ora ci siamo. Ci siamo. Certo che abbiamo inquietante. 6 minuti per fare questo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo fantastico episodio di Build Battle. Oggi mi trovo qui davanti a questo dojo immenso perché il grande maestro delle Build Battle mi ha dato appuntamento qui. Dovevo solo trovarlo. Oh, ecco, c'è Kendall. Kendall, tutto bene? Ehi, non mi dire Dio che ti ha dato appuntamento. Non interrompere il mio sonno. Ma che cosa? Ma stavi dormendo? Kendall. Stavo dormendo, oh. Io non sono Kendall. Sono il grande maestro delle Build Battle. Il grande maestro delle cavolate. Vabbè, io mi sembra di non vederlo questo gran maestro. Quindi dai, forza, vieni con me cosa a fare una build. Cosa vuoi dal maestro delle Build Battle? Uno stack di diamanti, già che ci sei. Vuoi dare... imparare i segreti delle Build Battle? Sì, dai, vediamo questi segreti. Come vincere tutte le partite. Non lo sopporto, non lo sopporto. Ciao Kendall, ciao, ci vediamo domani. Bella faccia, aspetta, ma sono il maestro. Allora, vediamo un po'. Un elefante. Zombie apocalisse. Un vichingo. Un topo. Un topo. O un'arancia. Un'arancia. L'elefante non l'abbiamo mai fatto. L'elefante mai fatto. Elefante, via. Oh, elefante. Ok. Ma dove siamo? Bellissimo. Il paese questo delle rane. Guarda, io ti faccio vedere una figata nel frattempo. Sei pronto? 3, 2, 1. Che cosa? Bam. Che cosa? Io no. Oh mio Dio, ma sei stato tu? Sì. Potremmo fare un elefante tipo fantasma, mammut, tutto con sangue, tutto. Ma Halloween è finito, Kendall. Ma vabbè, però è bello sempre. Vabbè, ok, fai l'elefante, vai l'elefante. Ok, vai, vai. Faccio l'elefante. Allora, faccio un bel prato. Tu non fai niente, cambi solo sfondo. Io devo ricambiarlo, visto che Halloween è finito. Rimettiamo. Bello. Ti piace? Sì, oh, questo è allegro. Dai, facciamo questo elefante, altrimenti non ce la faremo mai a farlo. Ok, bisogna utilizzare questi blocchi per fare l'elefante, sono i più consoni. Lo dobbiamo fare grande, bella. Oppure potremmo fare Dumbo. Dumbo? Dumbo. Ok. Sì, però, ok, questo però sono le zampe anteriori. Ok, ah, va bene, le posteriori le facciamo qua dietro, deve essere grande, molto grande. C'hanno i piedoni, gli elefanti, lo sai, no? Sì, hanno i piedoni. Che cos'è questo? Ma che cos'è quello? Ma che cos'è? No, che cos'è questo? No, no, io proprio grande, grande dico di farlo. Ma qua, veramente? Così sì, grande? Sì, sì, grande, grande, non ti preoccupare. Ma perché non li fai mai centrati? Non capisco. Ma qua, ma di qua è centrato. No, non è centrato. Sì, è centrato, è centrato. Ah, bello, mi piace, però io, guarda, lo farei così, tipo. Ok, sì, lo così? Farei tipo, guarda, così. Ok, sì, molto più carino. Gli faccio però che... Ma cos'era? Era Dumbo? Paura. No, per niente. Come no? Come si chiamano queste? Non la proboscide, ma le zanne. Le zanne, le zanne di Dumbo. Certo. Ma ecco, non penso che gli elefanti abbiano le zanne. Cioè, ce le hanno, ma non così lunghe. Quelli sono i mammut. Ah, che cavolo, è vero. Boh, non lo so, fagliele. Che ti ecco, porto, così, dai. Guarda, gliele faccio piccoline. Così. Fagliele, ecco. Fagliele. Così okay. Dumbo è felice. Guarda che carine che mi sono venute. Io inizio a fargli le orecchie allora. È un po' troppo lunga però questa proboscide. Ecco. È troppo lunga? Così, così, guarda. Ma è un elefante. Ecco qua, perfetto. Cosa dici? Ti piace? Sì, mi piace. Le orecchie pensavo di fargliele tipo così, vediamo. Ah, così no, bravo, bravo, molto più bello. Guarda, come le stai facendo te. Enormi. Bravo. Dumbo è fiero di te. Grazie Dumbo. A fare tipo le orecchie così. Sei bravo, eh? E il resto sai cosa ci mettiamo pure? Cosa ci mettiamo? Il rosa. Il rosa, bravissimo. Glielo sistemo io, guarda. Comincio a farglielo. Così, mettendo spessore. Spessore a Dumbo, perché altrimenti sembra dimagrito. Ha mangiato, infatti, non è di certo dobbiamo, a dieta Dumbo. Dobbiamo farlo bello grande. Quanti di voi conoscono Dumbo? Mi sa, non tanti. Dumbo è vecchio, è molto vecchio. Ero piccolo io quando mi guardavo Dumbo. Sì. E adesso sono un vecchio. Adesso sei un vecchietto. Vabbè, vogliamo dire quanti ecco, anni sì, ha dai, della dilla, dilla, dai, dilla. 89 13 13 ne ho, sì ragazzi, 13 anni. Adesso mi piace lo spessore che c'ha, vedi? Già è molto meglio. Poi gliene dobbiamo dare ancora perché sì. Che cavolo, è un elefante che... Ma gli elefanti hanno la coda pure, no? Una tipo... codina, sì. Sì, tipo quella di maialini. Con un pompon, no, il pompon non ce l'hanno. Non c'hanno il pompon, che sono? Delle ragazze pompon. Delle ragazze pompon. Così, oh, si potrebbe cavalcare. Ecco, così, questa è la coda, ce l'hanno così la coda. No, non cavalchi Dumbo. Ma non posso, perché? No, non cavalchi Dumbo, poverino. Perché? Gli fai male, che cavolo. Ma che cosa gli faccio male? Peso meno di lui, Un minuto e venti, datti una mossa, finire Dumbo. Mi sto dando una mossa.
Non hai finito le orecchie, guarda. Ma tu hai detto che le facevi tu. Non le ha finite, avete visto. Ma bella faccia, avevi detto che le volevi fare tu le orecchie. Oh, guarda, glielo ho fatto la bocca. Ecco, bravissimo. Oh, ora ci siamo. Ci siamo. Certo un che po' abbiamo inquietante. 6 minuti per fare questo. Sembra un topo. Sembra un po' un topo. Sembra un topo ragno. Un ornitorinco. Un ornitorinco. Oh mio Dio. Vabbè, che è uno scheletro. Ma che è un che boss. Oh mio Dio. Pop, non mi piace. Dai, ok. Ok, dai, scherzi. Poverino, sei impegnato. Ma dai. Ma perché non abbiamo fatto questo? Perché non abbiamo fatto tu? Questo? Porca miseria, non sappiamo fare gli elefanti. Non sappiamo fare gli elefanti. Good, ma piace. Non sappiamo fare gli elefanti, non è giusto. E questo senza orecchie, è un quadrato. Bellino, ma questo qui è un principiante. È una mini car. Gli diamo un ok, dai. Beh, ma gli occhi. Questo. Questo qua è molto carino. Guarda che albero. Oh, porca miseria. Bello. Good. Epico. Good. Epico. Epico. Qua. Wow. Ma cos'è? Wow. Ma cos'è? Un elefante. Ma è tipo una persona che flexa il bicipite. Flex il bicipite. E là che fa tipo guarda, porta, no, pop, mi dispiace. Infatti, pop. Ma qui, ma perché la faccia così strana? Oh, un formichiere. Diciamo, scusa. Wow, questo Dumbo. È bellissimo. L'elefante Dumbo. Rosa. Vediamo. Ho visto un epico. Good. Un super poop. Sì. No, super poop no. Questo sta bevendo, però la faccia è proprio inquietante. Quinti. Ha vinto questo, poiché non era neanche il più bello. No, questo era il più bello, che dici? No, ce n'era un altro più bello. Vabbè, a me piaceva di più. No, questo. Sappiamo fare gli elefanti, perfetto. No. Oh. Lupo mannaro. Oh, proviamo aspetta. A fare un lupo. Cosa aspetta, dici? Guarda, c'ho lo sfondo perfetto per il lupo mannaro. No, io ho paura, ma che cavolo fai? Allora, guarda. Ma quello zombie non ha la testa. Guarda, il lupo mannaro si può fare alla perfezione con questo tema. Io sei partito molto bene, eh? Sei partito molto bene. Ah, esatto. Io ho il lupo, quindi. La cosa più difficile, io ho il lupo. Ve la faccio, mi spiace. Ma lo faccio tipo a cuzza? Oppure per la faccia potremmo fare il lupo? Che cattura Cappuccetto Rosso. Oh mio Dio, che idea. Perfetto. Sono un genio, sì. Dai, dillo. Sei un genio, sì. Fai Cappuccetto Rosso. Grazie. Io faccio lupo. Cappuccetto Rosso. Ok. Ok, bambina. Quindi mi bambina. Serve terracotta. Allora, questo sarà il corpo del nostro lupo mannaro. Oh, e adesso Dio. Gli facciamo le braccia lunghe. E cerca di prendere Cappuccetto Rosso così. Ho un sacco paura. Faccio la faccia. Lupo mannaro, certo. Deve far paura, no? Poi qua adesso gli facciamo una bella criniera, un bel pelo grigio, tutto che scende giù. Oh mio Dio, fa un sacco paura, Kendall. Dai, secondo te lo capiranno che stiamo facendo Cappuccetto Rosso? Secondo me sì. Speriamo di sì. Però il cappuccio, io glielo avrei fatto più così, eh. Come? Proprio sopra, così, guarda. Senti, fai il coso, poi ci pensiamo al cappuccio. Sì, hai ragione. Vai. Guarda, adesso dobbiamo mettere degli occhi rossi. Sì, gli occhi rossi. Ecco qua, così. Sì, oh, bravo. Oh mio Dio. Eh? Così, i rossi? Beh... Fanno abbastanza paura. Certo infatti. Che fanno paura. È nel bosco, Cappuccetto Rosso, con tutto il tema spaventoso. Che cavolo. Gli facciamo tipo qua le orecchie anche così, un po' pazze. Oh, mi piace. Fa paura, eh? Fa un paura sacco tantissimo. Paura. Oh mio Dio. Ma che è? C'ha due mani qua. C'ha due mani, ma che cavolo è successo? È geneticamente modificato questo lupo. Ecco, così, ecco. Ecco okay. Qua. Lo capiranno, dici? Wow, certo che lo capiranno. È un lupo che sta inseguendo Cappuccetto Rosso nella foresta. Oh mio Dio. No, non ho finito la foresta. Oh, che cavolo. Lasciare gli alberi. Vabbè. È super spaventata lei. Ok, qui hanno fatto. Oh, Gli cane, sta che tirando. Gli sta tirando un bastone. Tipo la croce, eh? La croce, ma che cavolo. Non lo so. Vabbè, non mi piace. Oh, bello. Oh, il lupo con. Con i jeans, che ha strappato i jeans. Si è trasformato. Bello, il lupo Good. Manuale, perfetto. Bellissimo. Qua? Ma che cos'è? Non lo so. Chi è stato a rubare l'osso? Parli. Io gli do chi leggendario. Ha rubato l'osso? Leggendario? No. Oh mio Dio. Epico. Ma la faccia, ma dove sei? Sono uscito, porca miseria, dimmi che cosa sta succedendo. Ma, ok, cosa sta succedendo? Passiamo alla telecamera, Kendall. C'è un lupo qua piccolino per terra e gli darei un super poop perché non super si è impegnato per nulla. È così brutto. Super, bruttissimo, no, bruttissimo. Porca mia. Oh mio Dio, siamo arrivati al quarto posto, bella faccia. Quarto posto? Quarto su 10. Ha vinto il lupo gigante, quello che avevamo visto noi. Wow. Perfetto, Kendall. Abbiamo fatto anche Cappuccetto Rosso. Chissà se ha fatto pace col lupo. No, secondo me se l'è sbranata tutta. Ma poverina, saranno cose da dire. L'ho detto che se lo merita. Gli avevano detto di non andare perché là c'è lui. Gliel'avevi detto, vero? Sì, gliel'avevo detto io proprio.
Bene, se verrà sbranata dal lupo sarà colpa di Kendall, sappiamo questo. Ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo domani con un nuovo bellissimo video da me e da Kendall, quindi a domani! Ciao! Non credete ai lupi, mi raccomando, ciao!